Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Volt. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Buongiorno o buonanotte, dipende dai punti di vista. È l'alba. Ah, con i tedeschi fuori, come lo vedi? Ah, con i tedeschi fuori e... diventa interessante. È più bella. È più bella. E niente, dopo ci saranno i Blancos, ma vanno contro l'Atletico. Noi ci becchiamo a Monaco. E andiamo a Cardiff. Noi becchiamo a Monaco, possiamo già anche provare a fare la previsione della partita con Monaco. Ah, già anche. Sì, okay. Volendo. E se volete arriviamo anche a Cardiff direttamente. A Cardiff ci andiamo. Se ci arriviamo ci andiamo anche. Cardiff vinciamo i rigori. Questa dovrebbe essere una camera per due persone. Possiamo mai dormirci qua? C'è sporco per terra? Forse ce ne andiamo da qui. Voglio farvi vedere anche il bagno. Questa è la vasca che avrebbero dovuto utilizzare 6-7 persone contemporaneamente. Sicuramente io vado a fare la vasca lì dentro. Questo è un bellissimo bagno, sporco ovviamente, quasi quanto la camera di prima, ma la chicca è il cartello in una casa sporca in cui c'è scritto tenere pulito. Sì, sì, alla fine siamo scappati da quella casa sporca. Siamo venuti in un ostello molto carino, anche se ci toccherà dormire con altre persone. Eh sì, e questo è il sorriso di due persone che sono venute a Barcellona. Il sorriso del giorno dopo. Del giorno dopo. Il peso che si è tolto dal groppone. Assolutamente, perché stavo male, ce l'avevo proprio qui. Se volete vedere com'è andata allo stadio vi lascio qui in alto, nelle schede, oppure il link qui sotto in descrizione. Siamo sulla Rambla, al Porto, bellissimo. Oggi c'è il sole, io sono in manica corta, lui è il piumino. Lui domani si ammala, però io no, domani li faccio io i video. Esatto, sto in hotel. Io sto a letto nel nostro bellissimo hotel. Beh, dai, sempre meglio della casa iniziale, perché è venuto fuori un sole che non ha senso. E ovviamente siamo a Barcellona e ci mangiamo la paella, perché bisogna sentirla. E tra l'altro oggi sono in incognito, braghini del Barcellona numero 17. C'è un caldo che non ci si sta. Ho trovato la cosa più bella del mondo, le bici semielettriche. Mamma mia che bello, cioè stiamo andando ai 100 all'ora sul mare. Sul mare stiamo pedalando velocissimo. 130 Animals, Martin Garrix, si vola! Stiamo andando velocissimi, andiamo ai 15 km all'ora. Prima abbiamo toccato i 27 km orari e adesso andiamo sempre più forte, sempre di più. Saliamo anche qua sopra. Mamma mia che bello, mi sto divertendo come un matto, cioè veramente è il momento più bello della mia vita. Guardate che figata, guardate che figata, quanto è grosso questo palazzo. Cazzo sei grosso palazzo. Gente in skateboard, noi che andiamo veloce come veloce il vento, sempre più veloce, sempre più forte. Adesso freno perché sennò vado in mare. Sarà mai l'altro. Buonasera. La Juventus è nelle migliori 4. Se ci riesco a fare le 4 d'Europa. Ultimo giorno in quelli di Barcellona. Siamo con le valigie appresso. Stiamo andando a portarle giù in un posto in cui si possano mettere. Ma nel mentre mi è appena arrivata la notifica dopo il sorteggio, quindi facciamo un video un po' così anche calcistico. La Juventus sarà in semifinale con il Monaco, quindi Atletico Madrid e Real Madrid contro una delle due spagnole, se ne va. Se battiamo i francesi andiamo a Cardiff. Sono tornato al Camp Nou due giorni dopo la partita, questa volta per fare il tour di tutto lo stadio, tutto lo store del campo. Vado in campo, mi scaldo, mi preparo e vado a tirare due rigori a Ter Stegen, rigorosamente di punta, e ovviamente gli farò gol. Siamo nel museo del Barcellona, è pienissimo di coppe, ma voglio soffermarmi su questo. Questo fa ancora male, a quasi due anni di distanza. Questo brucia ancora. Berlino continuerà a bruciare per sempre. Io c'ero, è stato veramente l'inferno.
siamo molto orgogliosi della partita che abbiamo fatto. Sì, secondo me abbiamo giocato molto bene, ma alla fine quello che conta è passare, andare avanti. La finale di Champions è un sogno, dobbiamo arrivare a Cardiff, sollevarla. Il mio gol è stato molto bello, importante, ma quello che conta è che abbia vinto la squadra. Adesso me la spiegherete, perché nello stadio c'è una chiesa. È una chiesa, cioè se volete venire a messa venite a Camp Nou. Sono pronto, ho terminato il riscaldamento, sto per entrare. Ecco, mister, sono caldo. Quando vuoi puoi mettermi su. L'erba del Camp Nou, la sto pestando. Stiamo pestando l'erba del Camp Nou, anche se inizia lì. Ci siamo. Non è qua che sbagli. Stadio enorme, bellissimo. Di giorno ancora di più. Però l'altra sera ci siamo divertiti. È stato più divertente l'altra sera. Mister, sono caldo, mister, non ne posso più di stare in panchina. Voglio entrare. Stanno entrando tutti qua. Sono rimasto solo io in panchina. Appena mi hanno visto, mi hanno riconosciuto, mi hanno chiesto di andare a fare 2-3 telecronache con Pierluigi Pardo, che sta arrivando, quindi adesso ci mettiamo qui e lo aspettiamo, perché poi dobbiamo andare assolutamente a commentare questa partita importantissima nella tribuna stampa, come potete vedere. Sono veramente, veramente, veramente molto stanco. La giornata sta quasi volgendo al termine, insieme al mio soggiorno, e devo dire che mi dispiace. Adesso faccio un discorso abbastanza serio, perché Barcellona è una città che volevo visitare da anni, una meta ambitissima, e tra l'altro concludiamo questo vlog con dietro lo stemma del Barça. Era una città che volevo vedere da tanto, tantissimo tempo, ne ho approfittato, ho colto la palla al balzo per andare a vedere la mia Juventus, che adesso ci proverà ad arrivare fino in fondo alla Champions League, proverà ad alzarla a Cardiff, proverò sicuramente ad andare a vedere la finale se dovessimo passare con il Monaco. So che probabilmente questo video l'ho fatto più per me che per il canale, perché questo tipo di video in realtà non è che vengano visti così tanto, non è che vengano seguiti così tanto, ma volevo avere un ricordo perenne di questo mio weekend lungo in presettimana a Barcellona, perché mi sono veramente divertito. Ho speso qualcosa di inimmaginabile, ma mi sono veramente divertito. Mi sono tolto ogni voglia, ogni sfizio. Sono veramente euforico, sono veramente contento. 3 giorni bellissimi, e spero che di essere riuscito a passarvi qualcosina anche a voi tramite questo video. Ciao! We'll be right back.